Bentrovati per questo nostro sesto appuntamento dedicato alla Seconda Guerra Mondiale. Nel nostro incontro presente, in particolare, ci dedicheremo alle vicende finali della Seconda Guerra Mondiale. Partiamo ricordando che a fine novembre 43, gli ultimi giorni del novembre 43 fino al primo dicembre del 1944, fu organizzata una conferenza a Teheran, in Iran, nella sede dell'ambasciata sovietica, tra il presidente americano Roosevelt, Stalin e il primo ministro inglese Winston Churchill. Si discusse sulla situazione e l'andamento della guerra e sulle prospettive future. In questa sede si decise di aprire un nuovo fronte occidentale di combattimento, quello che sarebbe stato poi lo sbarco in Normandia. In Italia intanto si continua a combattere, gli alleati cercano di avanzare verso nord. E il 5 giugno del 1944, dopo aver sfondato la linea Gustav, viene liberata la città di Roma. La linea Gustav era una linea fortificata ideata dai nazisti per impedire l'avanzata alleata e che tagliava l'Italia indicativamente tra Cassino da una parte e Pescara dall'altra. Durante lo sfondamento di questa linea avvenne anche il famoso, tristemente famoso, bombardamento dell'antico convento di Montecassino da parte degli alleati. Dopo lo sfondamento della linea Gustav si ricordano anche dei drammatici episodi di violenza subiti in ciociaria, soprattutto dalle donne, episodi di stupro ad opera soprattutto di soldati francesi, sono le cosiddette marocchinate, tragicamente note. Prosegue poi l'avanzata alleata e i nazisti, i nazifascisti, si assestano su una nuova linea difensiva fortificata, la cosiddetta linea gotica, che taglia ancora una volta tutta l'Italia in maniera semplificata tra Massa in Toscana e la città di Pesaro nelle Marche. Sono questi i mesi più tragici di guerra civile in cui davvero gli italiani si fronteggiano su due posizioni opposte, da una parte insieme ai nazisti, dall'altra al fianco degli alleati. Sono davvero mesi di guerra civile, questo termine che già all'epoca si diffonde e poi viene ripreso da alcuni storici recentemente, in particolare da Claudio Pavone a partire dal 1991 e da Renzo De Felice, che è considerato il più grande studioso di Mussolini. Quando si parla di guerra civile, naturalmente, non bisogna mai pensare che le due posizioni che si fronteggiano siano equivalenti dal punto di vista morale e civile. È evidente tra i due, naturalmente, tra le due parti, quella che combatte per la libertà e per la dignità dell'uomo, che sono stati poi nuovamente garantiti dalla Costituzione e sono tutelati in tutti i paesi civili del mondo, e chi invece combatte per il totalitarismo e contro la dignità di tutti gli uomini.
Ricordo un episodio, ascoltai una volta Paolino Ranieri, partigiano e sindaco poi della città di Sarzana del dopoguerra, che rispondeva a quelli che lo rimproveravano di fermarsi troppo spesso nei bar o in piazza a parlare con gli ex nemici, gli ex fascisti, rispondeva: lo faccio perché se avessero vinto loro non sarebbe stato possibile. Si apre poi il nuovo fronte, quello che era stato discusso nella conferenza di Teheran, è il momento dello sbarco in Normandia, un'operazione militare spettacolare. Gli americani il 6 giugno del 44 sbarcano sulle rive della Normandia 3 milioni di soldati, davvero superano un numero già straordinario di 2 milioni di soldati che i tedeschi avevano inviato in Russia. E lo sbarco in Normandia preluderà poi alla insurrezione di Parigi, che sarà così liberata il 18 agosto. Parigi insorge grazie ai suoi partigiani francesi, i Marchisa, e sarà così liberata. Il mese precedente, luglio, aveva visto un nuovo duro colpo poi per Hitler, il tentato, l'ennesimo attentato fallito. Questa volta però organizzato da vertici dell'esercito tedesco, che vedevano ormai la fine imminente, l'operazione Valchiria, che era stata ideata da von Stauffenberg e che vedeva coinvolti alcuni uomini di primo piano del Reich, come Rommel, la volpe del deserto. Nonostante il coinvolgimento di queste autorità militari naziste, la repressione fu come al solito ferocissima e spietata. L'anno successivo, il 45, si apre con una nuova conferenza, la conferenza di Yalta, l'ultima, quindi siamo sul Mar Nero, l'ultima che vede partecipare ancora insieme le tre guide degli alleati, quindi il presidente Roosevelt, Stalin e Winston Churchill. Si decide in questa occasione già come impostare la futura organizzazione dell'Europa dopo la sconfitta dei nazisti, dividendola cioè in aree di influenza. È l'ultima volta che queste personalità si incontrano perché il 12 aprile Roosevelt morirà. Era stato da poco eletto per la quarta volta presidente degli Stati Uniti e gli succederà il vicepresidente Truman. Il 21 aprile, intanto, inizia la battaglia finale per la sopravvivenza del Reich, è la battaglia di Berlino. Hitler è asserragliato nel bunker della cancelleria, ha dato ordine di resistere fino all'estremo, coinvolgendo nei combattimenti anche i ragazzi più giovani. 25 aprile, pochi giorni dopo, viene proclamata l'insurrezione generale a Milano. Tra i protagonisti c'è il socialista Sandro Pertini, futuro presidente della Repubblica. Mussolini scappa travestito, ma viene riconosciuto mentre cerca di dirigersi in Svizzera e viene fucilato il 28 aprile da alcuni partigiani. Il suo corpo, poi, insieme a quello di Claretta Petacci e di altri responsabili di crimini fascisti, viene appeso a testa in giù a Piazzale Loreto. Questo gesto è la risposta a una feroce rappresaglia contro 15 antifascisti che erano stati barbaramente fucilati a Piazzale Loreto il 10 agosto del 44 e poi per spregio i loro corpi erano stati abbandonati
presidiati da soldati perché non fossero sepolti, ma tutti i milanesi potessero vedere questo trattamento che spettava chi osava ribellarsi loro. E questo gesto impressionò molto i milanesi e quello che accadde poi al cadavere di Mussolini da intendersi proprio come la risposta a questa rappresaglia terribile nazista dell'agosto del 44. Il 30 aprile Hitler, quando sa della fine di Mussolini, si suicida nel bunker della cancelleria. Poco dopo esce dalla scena anche un altro protagonista della guerra, Winston Churchill, non per motivi di salute, ma perché viene sconfitto nelle elezioni che si tengono nel luglio, e gli succede Attlee, un laburista considerato il padre del welfare state. Curioso che questo grande protagonista della guerra, Churchill, poi non venga premiato dal risultato elettorale, ma evidentemente i cittadini avevano sofferto e c'era bisogno che lo Stato intervenisse adesso, immediatamente, a loro sostegno. Resta questo punto, soltanto il fronte sul Pacifico ancora aperto, il Giappone continua a resistere, anche con imprese suicide, è la stagione dei cosiddetti kamikaze, sono soldati disposti alla morte pur di danneggiare i nemici. Kamikaze è una parola giapponese, significa vento divino e ricorda il miracoloso tifone che avrebbe salvato i giapponesi nel 1281 da un attacco, da un'invasione mongola. Gli alleati chiedono la resa incondizionata, il Giappone non l'accetta e allora il presidente Truman decide lo sgancio della bomba atomica che gli americani avevano realizzato grazie a un progetto segreto, il progetto Manhattan, a cui partecipò anche un scienziato italiano, Enrico Fermi, che fuggì nel 1938 dall'Italia. Perché la moglie era ebrea e così, dopo essersi recato a Stoccolma per ricevere il premio Nobel, non rientrò in Italia, ma si diresse negli Stati Uniti. Il 6 agosto, venne sganciata la prima bomba sulla città di Hiroshima e 3 giorni successivi, il 9 agosto, venne sganciata una seconda bomba sulla città di Nagasaki. I morti immediati furono 200.000, un evento tragico e straordinario. Nello stesso 9 agosto la Russia dichiarò guerra al Giappone. A questo punto era chiaro che bisognava per forza cedere, nonostante le resistenze dei vertici militari giapponesi. Ci fu anche un tentativo di colpo di Stato per evitare la resa, ma alla fine l'imperatore Hirohito, il 15 agosto, intervenne pubblicamente parlando alla popolazione giapponese e annunciando la resa, resa incondizionata che venne poi firmata il successivo 2 settembre. L'evento fu straordinario per capire la portata di questa resa. Bisogna ad esempio, considerare che un anno successivo, nel 1946, l'imperatore Hirohito intervenne per dichiarare che la sua natura era umana e non divina. Questo a indicare come il trono del crisantemo fosse straordinario e agisse in termini assolutamente diversi dalla cultura e dalla politica occidentale. L'imperatore Hirohito morì poi nel 1989. Attualmente è imperatore il nipote.